poco si è svolto a Roma un evento che ti ha visto come relatore, organizzato da noi di Economia per i Cittadini e altri Keynes Blog, Oltre Media e altri amici. Ci hai parlato del modello che utilizza per le previsioni di lungo periodo la Banca Centrale Europea. Potresti ripetercelo in questo senso? Dunque, i modelli utilizzati dalle banche centrali a livello mondiale, in realtà, non solo in Europa, per fare previsioni sono di due tipi. Il primo tipo di modelli sono i detti modelli econometrici, cioè modelli statistici basati su dati passati che tentano su quella base di fare delle proiezioni per il futuro. Sono modelli che sono anche validi per fare previsioni di qui a pochi mesi. Naturalmente quelle previsioni sono attendibili nella misura in cui però, come dire, ciò che è accaduto in passato si ripete identicamente in futuro e sappiamo che in economia spesso non è così. Il secondo tipo di modelli che dovrebbero servire in teoria per fare previsioni di lungo periodo sono i cosiddetti modelli di SGI, cioè sono modelli di equilibrio dinamico stocastico generale. Sono modelli sviluppati dalla cosiddetta Real Business Cycle School, che è una particolare branca, forse l'ultima evoluzione della, diciamo, della teoria monetarista, in qualche modo è un parente lontano della teoria monetarista. E sono modelli dinamici, sono modelli di simulazione in qualche modo. Questi modelli sono stati ripresi in anni più recenti anche dagli economisti di formazione keynesiana e questa sorta di ibridazione ha dato vita a quello che nei primi anni 2000 è stato chiamato il nuovo consenso in economia. Che cos'è questo nuovo consenso in economia? Il nuovo consenso in economia è basato su un modello il cui assunto di partenza è che le economie capitalistiche tendano verso un equilibrio esogeno definito da alcuni fattori. Questi fattori sono il livello tecnologico e sono la disponibilità di risorse, in particolare di forza lavoro e di capitale. Dato questo assunto, data cioè l'idea che nel lungo periodo le economie tendano ad assestarsi in termini di output, cioè di produzione e di occupazione in corrispondenza di questo equilibrio, il modello dominante è composto, almeno nella sua versione più semplice, da tre equazioni di base. Io vi parlo delle equazioni macroeconomiche ora, ma è bene chiarire che si tratta di equazioni ottenute attraverso sofisticati processi matematici di microfondazione, cioè processi attraverso i quali si fa risalire il comportamento delle grandezze aggregate a quello, si deriva il comportamento delle grandezze aggregate da quello dei singoli agenti economici, siano essi famiglie, imprese o la stessa banca centrale. Dicevo, il modello base è composto da tre equazioni. La prima equazione definisce l'output, definisce il prodotto nazionale, o meglio definisce il suo scostamento dal livello naturale di lungo periodo come funzione del tasso di interesse reale. Maggiore il tasso di interesse reale, minore è l'output corrente rispetto al suo livello di lungo periodo. E perché mai? Perché maggiore è il tasso di interesse reale, minore saranno naturalmente gli investimenti, cioè le imprese saranno disincentivate ad intraprendere investimenti, minori saranno i consumi a credito, maggiori, date altre condizioni, sarà, diciamo così, la tendenza della valuta ad apprezzarsi rispetto alle altre valute mondiali, dunque minori saranno anche le esportazioni nette e minore dunque sarà l'output corrente rispetto all'output potenziale. La seconda equazione è null'altro che una curva di Phillips modificata. La curva di Phillips è una regolarità empirica che inizialmente metteva in relazione le variazioni dei salari con quelle della occupazione, o meglio con quelle della disoccupazione. Nella particolare versione adottata dai teorici nuovo keynesiani o teorici del nuovo consenso in macroeconomia, cioè del pensiero macroeconomico dominante, è una relazione tra l'inflazione e l'output corrente, o meglio tra l'inflazione e lo scostamento dell'output corrente dal suo livello potenziale. In particolare, tanto maggiore l'output corrente rispetto al suo livello naturale, potenziale, lungo periodo, tanto maggiore sarà l'inflazione, cioè tanto più rapida sarà la crescita dei prezzi. E perché mai? Perché un output superiore al suo livello naturale, ad esempio, segnala che più forza lavoro è stata messa al lavoro,
Dunque cresce in termini intuitivi, cresce il potere contrattuale dei lavoratori, questo genera una pressione sui salari che si riverbera poi sui prezzi. Dunque maggiore l'output, maggiore dunque la produzione nazionale, maggiore la forza lavoro occupata e più alta sarà la tendenza dell'economia a sperimentare prezzi crescenti, cioè a sperimentare stati inflazionistici. Se le cose stessero così, e se ci limitassimo a queste due sole equazioni, noi in realtà avremmo prezzi crescenti ogni volta che il tasso di interesse reale, in termini reali, si discosta da una certa percentuale, e prezzi per contro decrescenti più che proporzionalmente, cioè inflazione crescente nel primo caso e deflazione nel secondo caso, ogni qualvolta il tasso di interesse reale si discosta da una certa percentuale di equilibrio, si discosta cioè da un livello che in genere viene definito come tasso di interesse naturale. Compito della banca centrale è dunque quello di fissare scientificamente il livello del tasso di interesse reale, al netto cioè dell'inflazione, in modo tale da garantire ad un tempo e il raggiungimento dell'output naturale, cioè di garantire che lo scostamento tra l'output corrente e quello naturale sia il minore possibile, al limite sia pari a zero, e da un lato, facendo questo, garantire la stabilità dei prezzi. Se le cose stanno così, è facile intuire perché le ricette di politica economica che ne derivano, come corollario, sono anzitutto quella dell'indipendenza della banca centrale e del governo. E perché? Perché se i governi sono liberi di agire, ecco che per esempio in un periodo di campagna elettorale o in prossimità di scadenze elettorali, un governo sarebbe tentato di premere sull'acceleratore della spesa pubblica, facendo crescere temporaneamente l'output, cioè la produzione e dunque l'occupazione al di sopra del suo livello naturale, ma naturalmente sappiamo che questo effetto sarebbe un effetto solo momentaneo, perché nel lungo periodo, come abbiamo detto, l'output torna al suo livello naturale, e per contro, come eredità di questo tipo di politica, rimarrebbe un livello di inflazione permanentemente più elevato e anche tassi di interesse permanentemente più elevati. Ecco perché è necessario garantire l'indipendenza della banca centrale da un lato, ecco perché l'unico tipo di politica, o meglio il tipo privilegiato di politica economica da perseguire è quella monetaria, ed ecco perché alla politica fiscale deve essere attribuito solo il ruolo ancillare di stabilizzazione del ciclo economico, magari attraverso stabilizzatori automatici e non invece attraverso politiche discrezionali. Perché? Perché l'unico effetto di lungo periodo, se l'output naturale è dato, sarebbe quello di interferire sulle aspettative inflazionistiche degli operatori di mercato e dunque quello di generare più inflazione.